Buongiorno a tutti e a tutte. Vi chiedo scusa se effetto questo collegamento in condizioni abbastanza precarie perché sono in auto. Ovviamente, innanzitutto volevo congratularmi con tutti i protagonisti di queste vicende perché il premio che abbiamo ricevuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è il riconoscimento all'intelligenza, alla dedizione e anche alla profondo convincimento di tutta una comunità sulla necessità che alle parole seguano sempre i fatti. La regione Puglia, da questo punto di vista, è certamente una delle regioni più avanzate d'Italia. Noi abbiamo sempre considerato le persone come tali, senza mai distinguere la loro condizione legata al bisogno, legata alla necessità di salvaguardare la propria vita, la propria libertà, di poter progredire e costruire progetti di vita, approfittando anche delle condizioni di particolare benessere, nelle quali alle volte noi non ce ne rendiamo conto, alle quali la nostra comunità ha avuto per nostra fortuna accesso. Quindi il nostro è un meccanismo che considera il diritto alla salute in modo universale, senza distinzione appunto di appartenenza e soprattutto prova, nonostante la gravissima difficoltà che lo Stato ha nel gestire alcune situazioni come quelle delle quali ci stiamo occupando, situazioni nelle quali sul demanio dello Stato insistono situazioni di degrado gravissime che durante la pandemia rischiavano di diventare un focolaio pericolosissimo per chi risiedeva su quell'area, ma anche per il resto della popolazione. Quindi da questo punto di vista voglio anche ringraziare in particolare il dottor Venneri che segue queste vicende da molto tempo, da quando purtroppo abbiamo perso Stefano Fumarulo, che è stato il protagonista assoluto di una rivoluzione che ha dato grandi risultati, che consente alla Regione Puglia di presentare alcune esperienze di gestione dell'accoglienza sicuramente migliori di quelle dello Stato, e sono convinto che il dottor Venneri, approfittando anche di condizioni operative migliori delle mie, vi avrà già rappresentato, vi rappresenterà l'insieme delle azioni straordinarie che la Regione fa anche al di là della questione sanitaria in senso stretto. Ma questa collaborazione che c'è stata col Kuan, io la considero uno dei motivi di maggior orgoglio per tutti noi, perché nel ringraziare ovviamente per il lavoro che i volontari hanno realizzato, volevo anche ribadire che come diceva chi è intervenuto prima di me, il volontariato non può agire senza il sostegno delle istituzioni. Il principio di sussidiarietà funziona a condizione che le istituzioni sappiano cosa fare, come operare e come approfittare di questo patrimonio, appunto, dato dalle attività delle associazioni che ci aiutano tutti i giorni a gestire meglio le persone. Ripeto, io alle volte ho persino pudore di allegare, di annettere alla persona una qualifica particolare. Ripeto, le persone sono tutte uguali, poi è chiaro che alcune di queste vengono da noi per lavorare, alcune di queste entrano addirittura in maniera illegale, come voi sapete, la posizione della Regione Puglia su questo punto è sempre frontalmente contraria alla legge nazionale che purtroppo ha trasformato il viaggio e l'entrata di una persona sul territorio nazionale in un reato, perché in questo modo abbiamo consentito ad organizzazioni criminali di ogni genere di creare mercati paralleli, il mercato del viaggio, il mercato della permanenza, il mercato dell'alloggio, il mercato delle forniture illegali che vengono assegnate a queste persone in questi ghetti,
spaventosi che, ripeto, ancora oggi, a causa dell'inerzia dello Stato, sono presenti sul nostro territorio e costituiscono un elemento veramente insopportabile. Quindi gli interventi che sono stati fatti coraggiosamente, anche, va anche detto, dagli operatori durante la pandemia, sono stati quindi oggetto di questo premio meritatissimo, per il quale ovviamente tutta la regione esprime la gratitudine nei confronti dei protagonisti di questa bellissima storia. Vi auguro una buona prosecuzione dei lavori e vi abbraccio tutti.